Guardi, l'usura è semplicemente quando uno crea il denaro e lo impresta. Voleva chiedermi qualcosa, l'ho interrotta? No, 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 Me ne vai. sono letto. Sì. Quindi se un'organizzazione, in questo caso privata, crea del denaro e lo impresta anche, veda lei, no? Non è l'1%, non è il 2%, non è il 3%, uno che crea denaro dal nulla. Dunque, se lei impresta il suo denaro a qualcuno, si priva del suo denaro, che magari ha risparmiato, e lo presta a uno. Può chiedergli 1, 2, 3, 4, discuteremo usura al 20, al 18, no, al 16, momentaneamente l'usura, non so se il 25%, trimestrale, composito, c'è una vergogna che metà basta, con denari creati dal nulla dalle banche. No? Quindi questa usura pura, il fatto che dicano il tasso di interesse, ovvero il costo del denaro, va al 2, no all'1, no al 3, al 4, fanno delle riunioni totalmente ridicole. Si piegano in quattro e dicono no, adesso possiamo aumentare il tasso al 4 così distruggiamo prima. Oppure dicono no, devo tenerlo al 2 perché non arrivo a rubargli tanto. Il tasso di interesse quando l'economia è in crisi è ovvio che deve andare a zero. Ci sono esempi, esperimenti economici dove il tasso è negativo, meno 1, meno 2, meno 3 a mio avviso è il tasso ideale. Una banca impresta denari al tasso del meno 3%. Lei come imprenditore prende 100.000 euro, ne deve tornare 97.000 se li ha investiti. Perché se li ha investiti è stato bravo, rischia sempre di perderli. Ma non, perché deve tornarne 108.000 quando ho un utile del 3%? Le faccio un esempio, le tasse mi mangiano altri 4 e le multe che mi arrivano a tonnellate fanno parte del gioco, no? Di togliere denaro, no? Di creare rarefazione monetaria. Quindi il tasso vero di interesse deve essere negativo, non positivo. Ci hanno detto, e ci crediamo perché siamo scemi, che una situazione di crisi come adesso deve avere dei tassi di tiro più alti. Ogni volta che siamo in crisi i tassi devono abbassarsi e andare a tiro sotto zero. Ma perché è proprio la capacità di creare inflazione o deflazione ad essere così deleteria per la nostra società e a far dare così tanto potere, alle banche? Perché gioca come vuole. Lei impresta dei soldi a un tasso basso, tutti lo prendono e poi li toglie. Adesso perché pensa che stiano costruendo? Le banche prestano i soldi agli imprenditori, giusto? Cosa gliene frega, creando al nulla? Una banca con Basilea 2 al 2% può prestare il 98%. Lei ha 2.000 euro in tasca e può prestare 98.000. Infatti un altro dei temi che lei tratta nel libro è quello del signoraggio creditizio o secondario. Che cos'è? Una banca ha, le dico, 2 milioni e può prestare 98, però se li impresta al suo amico, diciamo lei è il loro amico, che gli dà un altro e me li rimette dentro, i miei 98, a questo punto ne ho 98 e posso prestare 45 volte 98. A questo punto io posso creare signoraggio secondario, come si chiama in gergo, all'infinito, cosa che mi ha insegnato Marco Della Luna. A questo punto la faccia dell'inflazione, la banca centrale crea denaro quanto vuole, senza controllo, senza verifiche, senza nessuno che gli dica sì o no, senza nessuno che voti quello che lo dicono. Fazio chi l'ha votato? Draghi chi l'ha votato? Boh, chi lo può buttare giù? Abbiamo visto Fazio buttare giù è possibile. Quindi chi ci guida in effetti è votato da, boh, da un'associazione privata, da gente privata. Uno mi sembra sia un avvocato con le priese, gente mai vista che li vota. A questo punto le banche creano tutto il denaro che vogliono, lo mettono in circolazione al costo che vogliono, lo tolgono quanto vogliono e questa è la situazione. I due presidenti statunitensi, Abraham Lincoln e John Fitzgerald Kennedy, che cosa hanno in comune? L'hanno capita, hanno stampato del denaro non più Federal Reserve Bank, un'associazione privata non molto pulita, diciamola così, per Perché anche in evitare. America succede la stessa Stessa cosa. roba Di identica, no? Anche chi è la quella. Federal Reserve? Federal Reserve, i soliti, Rockefeller, Morgan, i soliti che stanno dietro anche alle nostre. L'associazione birichina, diciamo, senza usare parole pesanti, è sempre quella lì. E quindi cosa hanno fatto questi due presidenti? Hanno messo in circolazione, nel caso di Kennedy mi sembra 6 miliardi di dollari con su scritto United States of America, non più Federal Reserve Bank. Li ha creati senza creare titolo di Stato, quindi senza indebitare lo Stato verso un'organizzazione privata che è la Federal Reserve Bank, mora della favola che Gasparà in macchina per dietro là, con un film evidente che però nuovamente è stato, sì, è stato fermo lì. E tutti ancora continuano a dire che l'ha ammazzato Lee Oswald e quelli lì, quando è ovvio che l'hanno ammazzato chi poi. Appena andato al potere, la prima cosa che ha ratificato è stato l'atto 111, mi sembra che era Johnson, quello che è venuto dopo, che ha detto quello non vale più e i 5 miliardi o quello che erano creati da Kennedy
Kennedy li ritiriamo dalla circolazione, difatti sono dollari molto rari. Quindi sono stati ritirati. Così, lì con stessa roba, a finanziarsi la guerra nord e sud, ha creato il suo denaro, se no finiva a chiedere soldi ai soliti, che sono quelli che creano le guerre, che ci mettono uno contro l'altro, che a destra e a sinistra ci finanziano. E anche Lincoln, come Kennedy, viene assassinato. Cambiando argomento, l'11 agosto del 2006 viene a mancare Giacinto Auriti, una personalità di spicco che molto in Italia ha combattuto per denunciare la truffa del signoraggio e per cercare delle strade alternative per avviare un risanamento della nostra economia, partendo dall'introduzione di una moneta complementare, una moneta che avesse la particolarità di non essere avvelenata dal debito. Voi nel libro ricordate il caso di Guernsey, un'isola della Manica, sotto le dipendenze della Corona d'Inghilterra, che sta adottando un'eresia monetaria molto particolare. Ha introdotto una moneta complementare proprio con lo scopo di creare e distribuire ricchezza senza indebitare la popolazione. Ci può ricordare qual è questa eresia economica messa in atto da Guernsey? Il creare del denaro senza autorizzazione delle banche centrali. E se uno dice veramente la banca centrale mi sembra faccia parte di un'organizzazione, diciamo, non trasparente, non pulita, allora commette un'eresia, produce il proprio denaro. A Guernsey è quello che viene fatto, ma viene fatto anche in Svizzera, in un paese pieno di banche, che vive di banche, di soldi diciamo che un po' discutibili, dove Bin Laden c'ha la sua banca, dove i politici grossi hanno le loro banche. Come lì c'è il Wirgeld, c'è il Wirgeld, che è un denaro complementare, dove lo svizzero, quando c'è una crisi economica, aumenta il giro di Wirgeld, quando si sta bene cala. In questo giro, appunto, di qualche miliardo di euro, se io devo farmi aggiustare la macchina da qualcuno, dico vai là, mi puoi aggiustare la macchina, ti posso pagare solo in Wirgeld perché non ho più franchi. Sto qua, se vuole, dice di sì, ma sa che può scambiarlo in un mercato più ristretto con un altro che accetta solo Wirgeld. E se magari c'è uno che conosce o si informa prima o va in internet che accetta Wirgeld, dice va bene, ti accetto 2000 franchi violenti di Wirgeld perché so che devo aggiustare il tetto della casa e so che c'è quello lì vicino a me che in effetti accetta Wirgeld. E così comincia a girare l'economia col Wirgeld. In teoria è molto semplice, in internet creiamo un database con negozi, istituzioni, privati che accettano denari, che li chiamiamo, io ho coniato il Friuli per il Friuli, per il Pordenone poi se ne fa cos'altro, e questo Friuli viene dato in gestione, io lo darei per esempio alle famiglie che tengono ancora mucche. La comunità europea ha distrutto queste piccole realtà rurali dove tenere le mucche, adesso non si può più, è complicatissimo e costosissimo, e invece la mucca ti dà il concime, il latte da mangiare, ti dà quello che ti serve per essere dipendente dalle multinazionali che ci creano concimi, diserbanti e tutto quello che ci va. Ecco, io darei dei soldi, ad esempio 1000 euro equivalenti a questi qua che hanno ancora le mucche. A questo punto questi se le possono scambiare con altra gente andando in internet, non tutti i contadini hanno internet, ma insomma che si muovono un po', ma il modo meno costoso è internet, e possono andare a chiedere sconti, se non altro il vicino di casa può dare, che ne so, lezioni di un qualcosa con il 30% di sconto, il panettiere può fare il 20%, e così rideflazioniamo, ovvero riabbassiamo i prezzi in quanto abbiamo creato del denaro virtuale che diamo gratis in giro. Giacinto Auriti in Italia, introducendo il CIMEC, ha cercato di fare qualcosa di simile? Giacinto Auriti non ha fatto questo. Giacinto Auriti ha scambiato delle lire con dei CIMEC 1-2. E in pratica ci ha rimesso un paio di miliardi, era una persona benestante, una persona con cui ho parlato, che ha scambiato nuovamente, ha tolto da circolazione, creando deflazione monetaria, le lire, e tentato di creare una giusta quantità di denaro, vede, deflazione, stavo per dire inflazione, creare euflazione monetaria, cioè giusta flazione, è per questo che è importante la parola euflazione, perché deflazione, se non ho flazione, contro deflazione c'è solo l'euflazione, appena metto un euro ho creato inflazione, no, mi sono avvicinato, scusi, ho creato inflazione, mi sono avvicinato all'euflazione, la flazione normale. Quindi Auriti, in una situazione di deflazione monetaria, immettendo in pratica denaro, perché ha tolto 1000 lire e ha messo 2000 equivalenti nei suoi denari, si è avvicinato, ha tentato di avvicinarsi verso l'euflazione.